ragazze del Palio sono tornate. Sì, siamo ancora qua per questa carriera di agosto 2019 a presentare le fidanzate, le compagne, le mogli dei fantini del Palio di Siena e non solo. Oggi un'altra giovanissima, ovvero la fidanzata di Federico Guglielmi, lei si chiama Giulia e ha un sacco di cose da raccontarci. Andiamo a conoscerla. Eccola qua la nostra Giulia, siamo nella parte dedicata all'estetica con Anan che sta trattando le sopracciglia di Giulia, tutto un trattamento tra l'altro naturalissimo, all'ennè, ci spiegava insomma delle cose assolutamente naturali, non invasive, che si possono fare anche settimanalmente e che però ci aiutano ad essere più belle. Allora Giulia, ben arrivata. Grazie, grazie. Allora tu sei arrivata con un braccio al collo intanto. Sì, purtroppo sì. Sono arrivata un po' infagottata, sì, con questo braccino. C'è stato questo infortunio, perché io ho avuto un po' delle informazioni su di te e mi hanno detto che sei una grande amante degli animali. Sì, è vero, è verissimo. Quindi cavalli, ma in particolare mi dicono dei cani. Sì, allora, naturalmente io da quando sono piccolina ho avuto sempre questa passione per i cavalli, cioè in generale proprio l'animale cavallo. Per me è un animale che dà più di tanti altri. Il cane ce l'ho sempre avuto e per me avere il cane, cioè la mia canina e la mia ombra, è tutto ciò che è davvero... vi racconto questa cosa. Era un periodo un po' particolare della mia vita e andavo con Federico a convivere e praticamente avevo bisogno, sentivo la necessità di un canino che per ora non ce l'avevamo, insomma. E Federico era un po' contrario. No, il cane in casa no, il cane in casa no, il cane da campagna. Fede, prendimelo, prendimelo. E diciamo che... ero in quel periodo molto vicina alla fede, no? Sentivo la necessità della preghiera, eccetera, per mie insomma, esigenze di vita, esatto. Fede gli prese voglia di prendere un canino e quando me lo portò mi disse che si chiamava Pia. E quindi da lì io dissi, è capitata, sì, è un segno dal cielo. E da lì è diventato il mio angelo, quindi gli animali per me sono... fondamentali, fondamentali davvero, sì. E senti, con il cavallo quindi hai sempre montato fin da piccola? Allora, diciamo che sono sempre andata a maneggi, soprattutto per conoscere la cura del cavallo, quindi conoscere l'ambiente perfetto per il cavallo, il proprio pulirlo. La gestione anche da terra, esatto, dici. Esatto. Mi sono sempre più interessata a quello che a montare, perché ho provato a montare e ho sempre avuto abbastanza paura. E quindi è una cosa che non mi sono buttata mai, non ho avuto nel tempo, perché ho sempre studiato molto e quindi anche il tempo non me lo permetteva. Che però mi piace. Allora, io ho fatto liceo linguistico a Montalcino e poi ho studiato all'università qui a Siena, scienze dei beni culturali con curriculum teatrale e mi sono laureata in teatro nel 2013. E diciamo coronato, diciamo, un sogno, perché il teatro per me è la mia linfa vitale e quindi ho deciso di studiare proprio seguendo la mia passione, che era quella. Sì. Ecco, tra l'altro mi hanno detto che questa tua passione, questa tua grande vena artistica è proseguita, sta proseguendo, perché tu continui a scrivere commedie teatrali e non solo, vero? Sì, ho la fortuna di lavorare la mattina con Fede, quindi di seguire tutto ciò che riguarda la nostra vita insieme, quindi i cavalli e gli animali e la natura per me è importantissima. E il pomeriggio sono doppiamente fortunata perché io collaboro con un'associazione qui di Siena, insegno teatro ai bambini e con un'altra associazione... puoi nominare? Sì, lavoro con la Straligut, sì. E dove appunto mi occupo, faccio un po' il jolly dell'associazione, mi occupo di varie cose e dove mi trovo davvero bene. E poi collaboro anche con altre due associazioni, sempre a livello teatrale, faccio l'insegnante, ho dei gruppi di bambini scatenati che mi riempono i pomeriggi di vita. E poi la sera faccio volontariato e scrivo commedie per un gruppo di teatro che si chiama Quelli della Pubblica e con le mie commedie abbiamo girato l'Italia. Ma che bello, ma fai un sacco di molto, cose, sì, Giulia. Sì. Sei veramente piena di creatività, di voglia di fare e
di non fermarti, no? Riempi, non ti bastano le giornate, ci vorrebbero delle giornate più lunghe di 24 ore. Le mie giornate durano 36 ore, quindi sono fortunata, davvero. Svegliandomi presto la mattina per andare a scuderia, poi la mia giornata davvero sembra che non finisca mai, a volte sento la necessità di staccare, però mi ritengo davvero fortunata perché lavorare con ciò che si è studiato e con la propria passione, con le proprie passioni, non c'è niente di meglio, ecco. È assolutamente, insomma, un privilegio, no? Sì, sì. E allora raccontami un po' come è nato questo amore con Fede. Allora, è nato perché mentre studiavo all'università, avevo necessità di lavorare, quindi io da sempre ho lavorato, ho sempre fatto la barista. E lavoravo al bar di Pian delle Fornaci, lì del distributore, lui faceva il fantino, allora era da Dino Pes, e una mattina ero in cucina e facevo tramezzini, quindi avevo il mio grembio, pomodoro, capperi, eccetera, con il mio bel grembiule sporco di lavoro, la mia mamma era al banco, perché anche la mia mamma faceva la barista lì. Mi chiama, mi fa: Giulia, devi venire perché c'è un ragazzetto che può essere bravo, si vede bravo. Mamma, per favore, ho detto: mamma, per favore, sto facendo tramezzini, non mi interrompere il mio lavoro, vieni, merita. Io ho preso dalla curiosità, vado là e da un ciambellino, un cappuccino è nato un amore. Ma quindi un altro amore a prima vista? Sì. Sì. Allora è vero che esiste il colpo di fulmine? Sì, esiste, sì. Prima vista per me, poi bisogna chiedere a lui se è una cosa nata piano piano. Però io ho capito che comunque da subito l'ho visto genuino. Sì, l'ho visto soprattutto che lui era davvero un ragazzo genuino e semplice come me. Queste sono le due caratteristiche che mi hanno fatto subito interessare a lui. E poi piano piano ci siamo conosciuti e ci siamo trovati subito molto bene. E quindi bene così. Da quanto tempo quindi siete insieme? Allora, noi a ottobre facciamo 5 anni e siamo andati a convivere dopo 7 mesi, quindi subito. Perché io voglio vedere subito se è giusto l'andazzo, mezze, è giusto o no. Non c'è le mezze misure. No, sì, comunque io sono un po' più grande di lui. Io sono 5 anni più grande di lui. E quindi per me era importante trovare una persona che potesse avere i miei stessi valori. E andando ad abitare insieme, uno capisce secondo me di più se il matrimonio sa da fare o no. E quindi l'ho capito che potevamo davvero far crescere qualcosa di bello insieme. E così per ora sembra. Ecco, e voglio dire, 5 anni ormai che siete insieme, tu hai detto, l'hai conosciuto appunto che facevi un altro lavoro. Sì. Mentre studiavi per mantenerti. Esatto. E adesso invece sei a lavorare con lui, quindi anche tu hai scelto comunque un po'. Nel tuo caso non è giusto dire cambiare la tua vita, perché poi era anche la tua passione lavorare con gli animali. Assolutamente. Quando è avvenuta però la scelta? Diciamo che ho cercato di inserire questo mio lavoro con Fede, che comunque era una necessità, perché comunque ora quando uno deve ancora inserirsi nel giro del Palio di Siena, veramente in concreto, si sa che c'è bisogno comunque di unire le forze in famiglia per aiutarsi. Certo. 2 anni fa questa cosa è venuta, insomma, c'è stata l'occasione di poter iniziare a lavorare con lui, un po' perché le cavalli a scuderia sono aumentati, quindi c'era bisogno di lavoro, e io ero un periodo in cui avevo necessità comunque di lavorare con lui, perché comunque avevo un bar di proprietà mia che poi ho deciso, insomma, con mamma abbiamo deciso di vendere, quindi era un periodo in cui io ero la mattina, il mio lavoro da bar l'avevo messo in pausa, e quindi ho deciso di iniziare la mia vita, insomma, lavorativa anche con Federico. Anche perché diciamo che ho sfruttato tra virgolette la situazione, perché lavorando la mattina ho la possibilità al pomeriggio di avere la mia libertà tra virgolette per organizzarmi un po' con i miei lavori di teatro, e le quindi tue cose che, insomma, ti piacciono tanto, tantissimo. Giustamente non vuoi abbandonare. No, perché mi danno respiro. È comunque un lavoro che, si sa, il settore artistico non paga a livello economico spesso, però ti paga talmente di tante altre cose belle che ti fa superare quello scoglio, mettiamola così. Assolutamente, sì. Senti, e invece parlando di, non so, difficoltà che mi vengono in mente nel lavorare insieme, ad esempio, al proprio compagno, sappiamo, insomma, poi questo è un tipo di lavoro che ti guarda in faccia, no? Perché ci salta presto la mattina, insomma. Sì. Ci sono anche degli aspetti tosti, oltre che il bello di lavorare con gli animali, ovviamente, che quando piacciono, sì. E che c'è. Quali sono le difficoltà che hai incontrato in questi 5 anni con Fede? Anzi, da quando magari lavorate insieme? Quindi da 2, sì. Allora, innanzitutto
le brontolate che ho preso e sono state tantissime. Sì, perché ho combinato delle cose che giustamente meritavano dei miei baccalà. Mi sono dimenticata a volte delle cose, a volte ho messo delle cose dove non dovevo metterle. Però e quel mangime lì e quella di là. Specialmente all'inizio mi sono impegnata tantissimo, però l'impegno non è bastato, ho dovuto prendere anche un po' di brontolate, quindi a parte questo poi le difficoltà sono soprattutto a livello mentale, nel senso a livello di tanti pensieri che poi durante il giorno ti caricano. Perché non stacchi mai alla no, fine. No, e poi le cose che magari possono succedere, le mezze cose brutte che succedono, purtroppo. Quindi si lavora con gli animali. Esatto, capita, per esempio l'anno scorso c'è successo un infortunio a un cavallo a cui noi abbiamo dato il cuore, e quindi questa cosa sono cose che poi la mattina quando arrivi a scuderia e vedi il box vuoto, che nel momento in cui stavano gessando la gamba, per fortuna ce l'abbiamo fatta a recuperare l'infortunio, però quando arrivi la mattina e vedi la finestra del box aperta senza lui che ti si affaccia e ti chiama per dargli la colazione, ti prende male. Quindi quelli sono momenti in cui uno deve respirare, va avanti e dici: uniamo le forze, e forse arriveranno momenti in cui questa nostra cosa verso quel cavallo che si è fatto, quindi recuperargli la vita, gli si è ridata una vita dignitosa, perché ora mangia più di noi, anche se mangiano comunque più di noi, però ora sta davvero benissimo, e quindi dici: uniamo le forze e poi il lavoro comunque paga. Quindi quelli sono momenti, quando succede qualcosa di brutto, sono i momenti comunque che pesano di più, le cose però più... anche di più con sì, lui. Assolutamente, quello è vero, e forse è proprio lì che vedi quanto è una coppia forte per affrontare le difficoltà, davvero, sì. in generale, nella vita, quando esatto. Si presentano i problemi, no? Finché esatto, si sì. ride e si scherza, sì. È tutto facile. Esatto. Un po' come nei film, poi nella realtà sì. Purtroppo le cose sono diverse, perché appunto succedono anche le cose brutte. Senti un po', invece questo rapporto con il cavallo, abbiamo detto, fantastica nella gestione da terra, sì, sei sì. una grande donna di scuderia, ce l'ha fatta Fede a farti passare un po' la paura del salire in sella o a pelo? Ecco. Allora, noi ridiamo, sappiamo perché, perché proprio l'infortunio l'ho fatto perché mi è venuta una mattanata ad andare a pelo con lui, nonostante lui dicesse non ci deve andare, io ho voluto, e il fato ha voluto che ho dovuto gettarmi, esatto, come Batman, e nel gettarmi mi sono fatta male. A parte questo, ho superato la paura soprattutto a terra, nel senso a gestire cavalli, io dentro il box le coccolo, le curo, eccetera. Fuori ho sempre avuto la paura, perché mi sentivo tanta responsabilità nel gestire cavalli da corsa. Cavalli da corsa, esatto, non cavalli da passeggiata, che è tutto diverso. Sì. Quindi sono stata abbastanza brava, perché grazie a lui ho imparato a avere un po' di polso. Io polso non ce l'ho nella vita, non ce l'ho avuto cavalli, però un po', diciamo, in questi 2 anni me lo so guadagnato, quindi un po' di paura nel gestire l'animi un po' vivaci dei cavalli l'ho superata, diciamo, un po', quindi sono contenta. Per quanto riguarda montare a cavallo, ne riparleremo quando faremo un'altra intervista. La prossima intervista. Ne riparliamo. Magari trovando un cavallino alla passeggiata, tranquillo. Sì. Uno un forse po' spento, sì, forse. Un poco forse. Sangue. Forse, dai, forse. Ce la possiamo fare. Sì, sì. Allora, io con Giulia, cioè, veramente starei a parlare tutta la giornata, però direi di far finire adesso un attimo a Nan, che giustamente la stiamo un po' impallando. Tranquilla. Allora, le diamo il tempo di terminare questo trattamento e poi ci faremo spiegare ovviamente di che tipo di trattamento si tratta. Qualcosa abbiamo già visto, delle sopracciglia fantastiche, però le lasciamo un po' così in relax. Allora, Anna ha terminato il suo lavoro su Giulia,
sulla pelle di Giulia. Nan, cosa hai fatto oltre a queste sopracciglia bellissime con questa tecnica molto bella? Allora, praticamente siamo andate a fare la depilazione sopracciglia con il filo, che ora ormai tutti le conoscono. È una tecnica molto naturale che non dà noia alla pelle, visto che lei c'ha un po' fretta e tutto quanto. Ho deciso di fare anche un trattamento viso molto veloce nel tempo della pausa del colore che ho messo sulle sopracciglia. E niente, ho messo l'henné per correggere un pochino un po' dei difetti che c'ha sulle sopracciglia. Come vedete, guarda, sono perfette, hanno un aspetto molto naturale, senza che va via questo, sì, va via questo effetto dopo una settimana a 10 giorni. È un trattamento che permette alla persona di non truccarsi tipo quando va al mare, oppure permette anche alle persone che vogliono provare il trucco semipermanente di provare prima l'henné come esperienza, poi decidono tipo di fare una cosa permanente o no. Ecco qua, allora questo è il lavoro appunto che lei ha fatto sulle sopracciglia, e poi invece hai fatto un bel massaggio, diciamo, certo, così sulla pelle. Ho fatto un trattamento, sarebbe un mini swan, sarebbe una cosa molto leggera, veloce, visto che la persona c'ha già a casa i suoi prodotti, quindi si cura abbastanza. È un trattamento che lo facciamo spesso, perché lavorando all'interno di un salone di parrucchiere la gente ha un po' fretta, quindi si fa un trattamento di mezz'oretta dove si fa una buona detersione. Comunque il trattamento cabina sempre diverso, un bel peeling, un massaggio e una crema da giorno, e nel stesso momento si fanno le sopracciglia, quindi si minimizzano un pochino i tempi. Allora, voi fate tanti trattamenti qui, abbiamo visto qualcosa ovviamente oggi, ma sì, consigliamo, insomma, ci sono anche trattamenti specifici, la possibilità, certo, del trucco semipermanente, tante cose. Sì, certamente, dico questo perché ormai nell'estetica c'è di tutto e di più. Per esempio, noi cerchiamo di fare sempre le cose più naturali, più semplici, che non danno noia alla pelle, giustamente. Tipo sulla depilazione ci abbiamo la cerette molto naturale, che anche una persona che non può mai usare qualsiasi tipo di ceretta, noi possiamo dare la garanzia di fare una depilazione senza avere nessun tipo, cioè, di problema, cioè di controindicazione, sì, per le pelli delicatissime. Zero. Poi, cioè, mano a mano, quando viene le persone, si spiega tutto. La stessa cosa sui trattamenti viso, sono 100% tutti naturali, cioè miracoli non si fanno, giustamente, però una pelle curata, seguita da una brava estetista, fa la differenza. Fa la differenza, e Anan è sicuramente una di loro che trovate qua al centro estetico. Allora, Giulia, tutta bella, tutta rinfrescata questo vero, pomeriggio. Verissimo. Continuiamo, anzi, siamo sul finale di questa intervista. L'ho chiesto un po' a tutti, anche insomma nelle puntate di luglio, quali sono i sogni, le cose che ti auguri per il futuro di coppia con Federico. Mi auguro la felicità, che è questa cosa che uno, se non è davvero bravo ad accontentarsi delle piccole cose, non credo che raggiunga mai, e quindi mi auguro di continuare così a cercare di vedere sempre il raggio di sole nei momenti più bui che accadono nella vita, e quindi a raggiungere la serenità insieme. Che bello, vi sposate? E da tanto glielo chiedo di sposarmi. Ecco la quando ho visto che altre, in mente qualcuno. Sì, sì, ho sentito che anche altre ragazze hanno, sì, detto questa cosa, sì. E siamo, anch'io più o meno sono di quel no, c'è sempre questo progetto, c'è. Vabbè, voi siete molto giovani. C'è, poi. Siamo giovani, e però sì, è una cosa che vorremmo fare, se capiterà l'occasione, volentieri. Insomma, ecco, fatecelo sapere, magari. Sì. Non è che vogliamo venire a pranzo a scrocco, eh? Giusto sapere che insomma un pochino ci abbiamo messo lo zampino, magari abbiamo portato bene in questa cosa, ci farebbe piacere. Lo faremo, verrò a truccare qui, ecco, con voi, e poi andremo a pranzo. E io verrò a fare l'intervista pre-trucco. Ok. Mi piace. Allora, grazie mille ovviamente a Giulia per la tua simpatia, la tua disponibilità. Pronta a guarigione, perché so che adesso c'hai un po' di fisioterapia da fare. Sì, un bel mesetto abbondante. E dai più ascolto a Federico. Va bene, seguirò il consiglio. Allora, grazie mille Giulia per essere stata con noi. In bocca al lupo per tutto.
i tuoi sogni sia d'amore che per la tua professione, per il teatro. Grazie mille. E alla prossima, alla prossima. Allora, alla prossima. Speriamo che sia, insomma, magari una giornata da passare in bianco, tutti belli, vestiti bene, e per ovviamente una di quelle giornate da sogno, no? Come dicono, la più bella della vita. Dice così, crediamoci. Dicono che è così. Ebbene, questa puntata delle ragazze del Palio termina qua. Ovviamente grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao.